Buongiorno Readers, io sono Jo e voi state guardando Jo Reads. Salve a tutti, bentornati sul canale, mi scusi in anticipo per il mio tono di voce, per qualsiasi colpo di tosse o altre cose che succederanno in questo video, ma io probabilmente non arriverò domani. Ho una tosse orribile, raffreddore, tutti i malanni di stagione mi sono venuti in un solo colpo, quindi chiedo perdono, ma questo video dovevo assolutamente farlo perché oggi parliamo dei libri che leggeremo tutti insieme, cioè del libro fra quelli prescelti che leggeremo tutti insieme nel nostro gruppo di lettura nel mese di dicembre. Questo è un GDL tematico, ma non è un GDL tematico natalizio, perché l'abbiamo fatto già l'anno scorso, c'entra un po' il tema invernale, ecco, lo definirei più un GDL tematico sull'inverno e più nel dettaglio sulla foresta. Ho preso 5 papabili titoli che abbiano a che fare con racconti che riguardino le foreste e io non vedo l'ora di parlarvene. Direi che non devo attendere tempo. Se non sapete che cos'è il GDL, perché è la prima volta che capitate su un video del genere, vi lascio qui sotto il link. Il GDL non è altro che il nostro gruppo di lettura su Facebook, che ormai va avanti da quasi un anno e mezzo, e ogni mese scegliamo un libro da leggere insieme, anche se da questo settembre ho preferito che fosse bimensile, quindi ogni 2 mesi, in modo da poter leggere anche libri un po' più impegnativi e non lasciare nessuno indietro che magari non riusciva a completare il libro in un mese, tipo me. Allora, il primo libro, ve li metto qua poi, il primo libro che voglio proporvi oggi è Il libro sulla foresta ed è Il richiamo della foresta di Jack London, che qui è edito da Burragazzi, questa è l'edizione tra l'altro che ho anch'io, per un prezzo di 6,72€ e conta 138 pagine, quindi è incredibilmente breve. In Richiamo della foresta seguiamo le vicende di Buck. Buck è un cane che è abituato a vivere nel sud degli Stati Uniti e un giorno per una scommessa viene venduto da un suo padrone a un altro uomo che però lo porterà a nord, quindi in zone più fredde a cui lui non è abituato, e dovrà cambiare completamente vita. Quindi noi seguiamo Buck relazionarsi con questo nuovo padrone, relazionarsi, anzi acclimatarsi in tutti i sensi con il nuovo clima a cui andrà incontro, con la sua nuova vita di cane da slitta, eccetera eccetera. E questa è più o meno la trama spiccia del Richiamo della foresta di Jack London. Come sempre inserisco un classico nei GDL tematici e lui è il nostro classico. Allora, perché l'ho scelto? Devo dirvi che io sono attratta da questo titolo da anni, amo i cani, spero che nessun cane muoia, e anche se non verrà scelto per il GDL, io credo che comunque leggerò questo libro a dicembre. Ho anche pensato che è abbastanza corto, quindi potremmo magari proprio chiudere l'anno con questo libro rendendolo solo per un mese, dicembre, ma vedremo insomma dal titolo che sceglieremo e dalle pagine che ha. Passando al secondo volume, ho scelto un libro che è uscito abbastanza di recente di Holly Black, che si chiama Nel profondo della foresta. Costa 15,50€, è edito da Mondadori e conta 243 pagine. Il richiamo della foresta parla di Hazel e Ben. Hazel e Ben sono due fratelli che vivono in una cittadina che ha diciamo accettato il fatto di convivere con degli esseri fatati, e infatti vive anche di ciò, perché questa storia della magia porta molto turismo all'interno della cittadina, soprattutto la leggenda di un ragazzo con le corna che riposa in una bara di cristallo. Hazel e Ben sono cresciuti facendo molte teorie, inventandosi storie rispetto a questo bambino, questo ragazzo nella bara di cristallo, e non pensavano che mai avrebbero saputo se le loro storie inventate erano vere o meno, ma all'inizio di questo libro il ragazzo sì, risveglia. Questo libro l'ho scelto principalmente per Holly Black. Io ho letto un middle grade di Holly Black l'anno scorso, si chiama Doll Bones, ve ne ho parlato sul canale e l'ho amato tantissimo. Un retro di copertina dice che Holly Black con questo libro torna a quel genere di letteratura per l'infanzia, comunque giovani adulti, che io ho amato particolarmente, quindi spero che questo libro non mi deluda. Il terzo libro che vi propongo ha un titolo emblematico, La foresta, di Edward Rutherford. È edito da Mondadori con un prezzo di copertina di 14,90, copettina di 14,90, e conta 766 pagine. Questo è proprio un libro sulla foresta, come si evince dal titolo, è l'epopea della foresta dall'anno 1000 agli inizi degli anni 2000. Noi siamo la foresta, vediamo tutto ciò che accade in questa foresta, chi ci costruisce le proprie abitazioni, quindi arrivano degli uomini, i primi amori, i primi contrasti, dissidi familiari, ma anche stregoneria, pirateria, intrighi, faide, insomma c'è di tutto.
e noi saremo spettatori di tutto quello che accade, come la foresta. Questo libro non l'avevo mai sentito, ma mi ha attratto tantissimo questa trama, spero che rispecchi appunto il contenuto. Sono effettivamente 799 pagine, quindi questo è uno di quei casi, come vi dicevo prima, che penso che dovremmo far durare 2 mesi il GDL, perché per 800 pagine direi che è abbastanza difficile che tutti riusciamo a leggerle in un solo mese, però si può fare, noi valutiamo. Il quarto libro che vi propongo è di Frank Tillet, non lo so, si chiama Foresta Nera ed è un thriller, perché tu, cioè, voi mi conoscete, io non potevo non mettere un thriller in questa selezione. I dati, allora, è edito da Thea, conta 360 pagine e costa 7,57€. David Miller è il nostro protagonista, che accetta l'incarico di scrivere la storia di un famoso serial killer, detto Boia 125, rinchiudendosi in uno chalet in mezzo alla foresta nera con la moglie e la figlia. So che questo inizio vi ricorda già Shining ed è quello che ho provato anch'io. Ma in più, oltre alla moglie e alla famiglia, c'è anche appunto questo quest'uomo misterioso che l'ha assoldato. E non lo so, mi incuriosiva tantissimo la trama, io amo i thriller, non potevo non mettere un thriller, è un thriller in una foresta, qualcuno morirà, c'è uno scrittore, una storia di un libro, non so, ci sono tutte, una storia di un libro, vabbè, ci sono tutte gli estremi, questo libro ha tutti gli estremi per piacermi, quindi io ovviamente non potevo fare altro che consigliarvelo. L'ultimo libro per la nostra selezione è La foresta dei pigmei di Isabella Allende, che è edito da Feltrinelli per 6,80€ e conta 189 pagine, quindi è incredibilmente corto anche questo. I nostri tre protagonisti, Kate, Alex e Nada, ricevono un incarico da National Geographic di fare un reportage sui safari in Africa in groppa agli elefanti. E quando si ritrovano a Nairobi appunto per lavorare al loro safari, un'indovina, fa a loro una profezia che staranno per incontrare un enorme pericolo e che riusciranno a sconfiggere questo mostro a tre teste che incontreranno solo se resteranno uniti. Ovviamente io credo che il mostro sia metaforico, ma non lo so. Questo è uno di quei casi in cui ho scelto il libro per l'autrice perché c'era la firma di Isabella Allende, quindi nonostante fosse quello che meno a che fare col significato di foresta che cercavo all'interno di questi libri, io credo che comunque sia una scelta valida per il nostro gruppo di lettura. Benissimo, io credo di avervi detto tutto, sono 5 titoli che mi piacciono tantissimo e non vedo l'ora di leggerli insieme e poi parlarne insieme. Intanto vi ricordo che la live del GDL invece di Follia, che ha occupato la lettura dei nostri mesi di settembre e ottobre, si terrà la prima domenica di dicembre, quindi questa domenica che arriva, che è 2. Credo sia il 2, in caso ve lo scrivo sotto nell'info box. A proposito di info box, tutti i libri di cui abbiamo parlato li trovate qui sotto. E spero che scegliate il mio preferito, che però non vi dico qual è. Sapete, io non voto, quindi sono tutto nelle vostre mani. Che bello, un altro GDL mi era mancato. Ho deciso di renderlo bimensile perché con gli impegni non ce la facevo, poi mi è mancato fare i libri per il GDL. Quindi la smetto di parlare, io spero che come sempre il video vi sia piaciuto, anche se non fate direttamente parte del GDL. Se così fosse, lasciate un pollice in su, che è sempre apprezzato. Se vi va di iscrivervi al canale, cliccate sul tondone qui di fianco. Qui sotto vi lascio altri miei video se volete restare ancora in mia compagnia, e i miei social se volete stalkerarmi anche extra YouTube. A me non resta che mandarvi un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!